quest'oggi siamo venuti a Treviso e siamo venuti a sentire i trevigiani cosa ne pensano in merito al fisco, all'economia e a tutto ciò che riguarda le tematiche del lavoro. Se io vi dico la sigla APE, vi dice qualcosa? APE, il nuovo... la disoccupazione, no? Però si chiama APE, però non ricordo il significato dell'acronimo. Mi suggerisce una forma per uscire dal... lavoro prima dei tempi previsti, ce ne sono due forme, dipende a quale si riferisce lei. È la pensione anticipata, che è stata offerta ai pensionati, se non sbaglio, cioè chi arriva alla pensione può anticiparla, però deve farsi prestare i soldi dalle banche. Non la seguo direttamente perché non mi interessa adesso, ci vuole ancora un po' di tempo. Secondo lei qual è il momento giusto per andare in pensione? Adesso. Ne ho 60, adesso. Come previsto prima della Fornero, potrei andare adesso, anche se mi piace il mio lavoro, ma adesso potrei andare. L'articolo 22 del DDL interviene in materia di prestazioni per l'anticipo della pensione. Per prima cosa si prevede la proroga per un anno dell'APE volontaria. L'APE volontaria è il prestito che può essere richiesto da chi ha compiuto almeno 63 anni di età e può arrivare alle condizioni minime per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall'INPS all'atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. Il disegno di legge di bilancio prevede dunque di allungare fino al 31 dicembre 2019 i termini per presentare la richiesta del prestito. Lo stesso articolo 22 apre poi alla possibilità di accedere all'APE sociale anche ai lavoratori con contratti a termine a determinate condizioni. L'APE sociale è l'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. L'indennità è riservata a soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: disoccupati che hanno finito integralmente di percepire da almeno 3 mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Soggetti che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge unito civilmente o un parente di primo grado convivente, tipo genitore figlio, con handicap grave ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 5 febbraio 92, la numero 104. Gli invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. I dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno 6 anni in via continuativa una delle attività lavorative usuranti del tipo operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie ed infermieristiche ed ostetiche ospedaliere con un lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido, facchini addetti allo spostamento di merci ed assimilati, personale non qualificato addetti ai servizi di pulizia, operatori ecologici ed altri, raccoglitori e separatori di rifiuti. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità è erogata per 12 mensilità e non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo. Nel caso di lavoratori con contratto a tempo determinato, l'accesso all'APE è consentito a condizione che il lavoratore abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Infine, arrivano norme in favore di una maggiore flessibilità per le lavoratrici madri per l'accesso a questa prestazione. Si
deduce infatti uno sconto sui requisiti contributivi necessari. La riduzione è fissata in misura pari a 6 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni. Se vi dico la sigla app, vi dice qualcosa? Mi viene solo in mente aperitivo. Non è quella che fa il miele, ma è quella nuova situazione che permette di andare in pensione, ma che poi mi pare non sia vero. Qual è il momento giusto per andare in pensione? Presto, prestissimo. E la sigla Rita? Anche mi pare da Rita, aspetta, Rita. Cos'è? No, qualcosa a che fare anche la Rita, quella forse con il prestito? No. Per oggi da Treviso è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà dalla città più bella del mondo, Venezia.